Lo vedete questo? Si chiama SafePol S1 ed è l'hardware wallet più economico sul mercato. Con poco più di 30 euro vi potete portare a casa un hardware wallet dotato di tutte le funzionalità necessarie. Ha un display a colori LCD da un pollice e mezzo circa, dei tasti, una batteria interna, una fotocamera per inquadrare i QR code per eseguire varie operazioni ed è estremamente pratico e dotato della sua applicazione. Binance Labs ha investito in questo hardware wallet che infatti è anche integrato con il Binance Dex. Buonasera amici criptoinvestitori e ben ritrovati a tutti quanti. Nel video di oggi vi presento questo device. Andando a esplorarlo, andiamo a fare l'unboxing, vediamo come si presenta e ne esploriamo le funzionalità provando ad inizializzarlo insieme e a vedere quali sono le sue features principali. Andremo a porci varie domande, tra le quali la principale sarà: ma costa così poco perché effettivamente è di qualità inferiore ed è cheap a tutti gli effetti, oppure è un vero affare? Seguitemi in questa video recensione e lo scopriremo insieme. Prima di iniziare però vi ricordo che se apprezzate sempre i miei video e i miei contenuti, cortesemente lasciatemi un bel like anche a questo video, mi gasate, mi incentivate a produrre contenuti sempre più di qualità. Iscrivetevi al canale e cliccate la campanellina per non perdervi nemmeno un mio video, sapete che c'è tanta carne al fuoco, e infine seguitemi anche sugli altri canali social, trovate tutti quanti i link in descrizione. Iniziamo con l'unboxing. Quello che vedete qui davanti a voi non è il monolite nero di 2001 di Sia nello spazio né la nuova PlayStation 5 in miniatura, ma è SafePol S1, l'hardware wallet più economico sul mercato. Adesso andiamo a vedere cosa c'è all'interno nella confezione, poi andiamo a vedere come funziona ovviamente l'hardware wallet e la sua interfaccia nonché applicazione. L'hardware wallet si presenta così all'apertura della confezione. È grande più o meno per darvi l'idea come una carta di credito. Presenta sul lato frontale 4 tasti fisici direzionali e un tasto ok, sempre fisico, vedete, clicca quando lo si preme al centro. Qui sopra abbiamo un piccolo display LCD, sarà un pollice e mezzo circa, il logo SafePol, e dietro abbiamo una fotocamera che, come vedremo tra poco, servirà per inquadrare i QR code per effettuare le operazioni poi di movimento delle coin. Qua sotto, unica porta di collegamento, abbiamo una micro USB e qui un pulsante che servirà, come vedremo, per accendere, spegnere o riavviare il device. Dentro alla confezione abbiamo anche il cavetto, ovviamente, con il quale alimentare il device da micro USB a USB, e facendo un po' di forza senza distruggere tutto, qua sotto troviamo anche un po' di foglietti sui quali andare a scrivere il proprio SID di 24 parole. Ne abbiamo 1, 2 e 3, sono tutti uguali, ovviamente bianchi. Abbiamo un pannetto che serve a pulire il device e abbiamo un foglietto, insomma, giusto, con due QR code dai quali scaricare l'applicazione, perché l'applicazione di SafePol è soltanto mobile, quindi è possibile scaricarla per tablet o smartphone da Play Store o da App Store, ovviamente a seconda che si abbia Android oppure iOS. Abbiamo infine due adesivi con il logo di SafePol per spammarlo un po' in giro, insomma, se ci gira. Un'altra cosa che vi mostro prima di andare a visualizzare l'applicazione è la prima accensione del dispositivo, perché va ovviamente collegato a una fonte di alimentazione per poterlo accendere. Vi ricordo che ha una batteria interna il device, quindi non deve essere sempre collegato ogni qualvolta lo si utilizza, ma va collegato appunto soltanto per caricarlo. Dopodiché si tiene premuto per qualche secondo il pulsante laterale finché non compare il logo sullo schermo di SafePol e abbiamo il menu appunto di configurazione del primo avvio. Innanzitutto c'è da scegliere una lingua. Consiglio spassionato: se masticate un po' l'inglese, scegliete l'inglese, perché la traduzione in italiano lascia un po' a desiderare, un po' maccheronica. Io ovviamente in questo video sceglierò comunque l'italiano, perché così magari lo capite meglio tutti, ma aspettatevi qualche frase senza senso e un po'
da interpretare, insomma. Clicchiamo OK, il pulsantino fisico, e vedete adesso serve autenticare il dispositivo. Per autenticare il dispositivo dobbiamo leggere dall'applicazione questo QR code e in seguito inserire un codice di 6 cifre sempre nell'applicazione per appunto verificare l'autenticità del dispositivo stesso. Ok, io vi mostrerò il tutto da device iOS, da iPhone. Ho scaricato l'applicazione, andiamola ad aprire. Una volta aperta ci viene presentata ovviamente una schermata vuota, in quanto non abbiamo ancora associato il nostro wallet SafePal. Anche in questo caso vale il discorso della traduzione, quindi se masticate un po' l'inglese tenetelo in inglese, fidatevi. La prima cosa da fare, come vi dicevo, è andare ad autenticare il nostro wallet. Quindi guardate, facciamo un tap qua in alto a destra e andiamo ad inquadrare il QR code del nostro wallet SafePal. Vedete che ci rimanda al sito web, ci chiede il codice di 6 cifre che io vado ad inserire adesso, eccolo qua, e in questa maniera lo autentichiamo e ci dice che è un dispositivo autentico. Io ovviamente ho appena fatto l'autenticazione perché lo stavo provando io prima di farvelo vedere. Mi dice: sei stato tu? Sì, sono stato io, quindi continuo. Se non fossi stato io sarebbe, ecco, un problema, perché significa che qualcun altro l'ha già autenticato prima di me. Ottima questa procedura di sicurezza, perché ci permette di controllare che effettivamente siamo i primi ad utilizzare il wallet con questo numero di serie. Una volta autenticato e verificato il nostro wallet, ritorniamo per l'appunto da lui perché dobbiamo inizializzarlo. Quindi ci viene mostrato questa sorta di menu principale dove ci spiega il funzionamento dei tasti. Premiamo OK e ci dice che ora dobbiamo per l'appunto configurarlo. Ci chiede se vogliamo creare un nuovo wallet oppure ripristinarlo. La differenza è: ripristina significa che abbiamo già il seed di 12 o 24 parole, mentre crea un nuovo portafoglio significa che lo creiamo ex novo. Io ora vi mostro come crearne uno da zero. Quindi selezioniamo crea un portafoglio e clicchiamo OK, e ci dice che verrà creata una frase mnemonica. Quindi qua col punto interrogativo significa che ci spiega che cos'è la frase mnemonica, cosa che io salterei perché spero che lo sappiate già. Facciamo crea ora. Quante parole deve contenere il seed word, la frase mnemonica? Si può scegliere tra 12, 18 o 24 in base allo standard che si vuole usare. Facciamo 24 ed eccole qua che ci vengono mostrate, ok? 4 alla volta fino all'ultima. Una volta verificate le 24 parole ci viene chiesto di impostare un PIN. Impostiamolo ed ecco che il nostro wallet è stato creato. Dobbiamo dargli un nome. Ok, ed eccolo qua, vedete, al momento ci troviamo nel menu principale del nostro wallet, dove possiamo scansionare un address, gestire le nostre coin, andare a controllare le transazioni eseguite oppure andare a cambiare le impostazioni. In alto a destra notiamo la carica, il livello di carica della batteria. Andiamo a vedere una a una le varie impostazioni, poi torniamo all'applicazione, ovviamente proviamo a vedere come si interfacciano. Gestione, cosa significa? Vediamo qui le coin a disposizione: Bitcoin, Ethereum e ERC20 e BNB, ok, e i token ovviamente sulla Binance Chain. Abbiamo poi la possibilità ovviamente di andare a includere altre coin, non sono le uniche, tra poco vedremo quali sono tutte le coin a disposizione. Record, possiamo andare a vedere i trasferimenti e le transazioni, ok, vedete che ovviamente al momento non abbiamo nulla. Impostazioni, possiamo mettere uno sleep timer, che è tradotto, vedete, come dormire, un off timer, quindi è un timer che dopo 30 secondi va in sleep mode, dopo 45 secondi lo spegne. Cambiare il PIN, cambiare la lingua, aggiornare il firmware, andare a ripristinare il portafoglio oppure andare a rivedere il QR code per scaricare l'applicazione. Vedete, molto molto easy quello che si può fare da qua. Con scansione ovviamente torniamo nella modalità fotocamera per andare a inquadrare i QR code sui quali eventualmente vogliamo andare a trasferire dei bitcoin o delle altre coin. Torniamo all'applicazione. Ora dobbiamo associare l'applicazione con il nostro hardware wallet fisico e per fare ciò andiamo a riaprire la nostra applicazione SafePal e andiamo ad aggiungere il portafoglio. Si chiama così la procedura. Prima cosa da fare è reinserire la password.
Quindi facciamolo, conferma. E adesso c'è da fare una doppia scansione. Innanzitutto con il nostro wallet, dobbiamo hardware wallet, dobbiamo scansionare questo QR code in modo che gli diciamo che lo stiamo sincronizzando, collegando con questa app. Sul wallet mi chiede, confermi di voler accoppiare? Io gli dico ok. Mi chiede di reinserire il PIN e io lo sto facendo. Ecco, nel frattempo ne approfitto per dirvi uno dei primi piccoli problemi che ho verificato, ovvero il fatto che nell'inserimento del PIN, che c'è da utilizzare le freccettine e l'ok, a parte un po' la scomodità volendo, le cifre rimangono sempre alla stessa posizione. Su alcuni competitor, quando c'è da inserire il PIN, le cifre compaiono in posizioni random, che è meglio per la sicurezza ovviamente, per chi eventualmente ci sta guardando. E inoltre appunto i pulsantini non sono proprio il massimo della qualità, lasciatemelo dire, ogni tanto si perde qualcosa, quindi bisogna premere molto bene e verificare che effettivamente l'input sia stato dato. Ora che ho inquadrato e inserito il PIN, andiamo a fare l'operazione inversa, ovvero inquadrare un QR code dinamico che compare sulla schermata del nostro hardware wallet in modo da sincronizzare dall'altro verso, diciamo così, ok? Ecco fatto, accoppiamento completato, e in questo momento l'applicazione mi riconosce il mio device. Infatti se io tocco qua l'iconcino in alto a sinistra mi mostra anche tutti i dati del mio device, il nome, il tipo di portafoglio, serial number, eccetera eccetera eccetera, e posso ovviamente scollegarlo eventualmente. Poi cos'altro possiamo vedere? I nostri asset, che di precaricato abbiamo Bitcoin, Ethereum, BNB, TRX e ovviamente tutti i token sulla blockchain di Tron sono compatibili, così come gli ERC20 e quelli sulla blockchain di Binance Coin, la Binance Chain. Abbiamo USDT, abbiamo Wink, che è appunto un TRC20, One, che è una blockchain a sé stante, è Harmony, una delle IO di Binance. Possiamo aggiungere altri asset facendo un tap su questa iconcina di modifica e vedete che abbiamo questo menu, insomma, dove possiamo attivare o disattivare altre blockchain a nostro piacimento per aggiungerle nel caso in cui vogliamo stoccare le coin sul nostro SafePal. Buona la quantità di coin supportate, perché ce n'è davvero tante. Per attivarne una nuova, vedete, basta attivarla in questa maniera, fare add coin e poi c'è da rifare la doppia scansione, quindi il wallet deve scansionare il codice dell'app e l'app deve scansionare il codice del wallet dinamico, questo sempre per mantenerli sincronizzati. Andiamo a vedere le altre funzionalità disponibili da qui. Quindi abbiamo qua in alto a destra sempre un tap per poter scansionare un QR code eventualmente. Poi abbiamo la possibilità ovviamente di ricevere oppure inviare coin. Quindi ricevi, semplicemente mostra un address. E questo address dovrà essere inquadrato da chi mi sta inviando e ovviamente mi vengono inviate le coin. Posso anche copiarlo o salvarlo in formato di testo e da qua posso scegliere eventualmente altre blockchain, altre coin da inviare. Chiaramente devono essere prima aggiunte agli asset dal menu che abbiamo visto prima, ok? Da qua, altrimenti non ci compaiono in questo menu a tendina. Invia è l'esatto opposto, quindi noi stiamo inviando, dobbiamo inserire l'address oppure inquadrarlo tramite QR code, importo che può essere in dollari oppure in BTC, può scegliere ovviamente la fee per prioritizzare o meno la transazione e basta. E una volta che si fa invia, viene inviato. La prima domanda che viene da farsi è possibile inviare i fondi anche direttamente dal wallet senza passare per l'applicazione? La risposta purtroppo è no, occorre avere l'applicazione. Il wallet funge soltanto da conferma, ok? Quindi da convalidatore della transazione. È possibile ricevere transazioni sul wallet perché il wallet mostra il nostro codice QR dell'address, però non è possibile inviare senza passare attraverso l'applicazione. Andando avanti con i menu, qua vediamo operazioni e possiamo andare a utilizzare il Binance DEX con il quale è integrato. Non so se ve l'ho detto, ma Binance ha investito in SafePal e quindi c'è una forma di integrazione con il Binance DEX, quindi è possibile fare trading attraverso di esso, un po' come si fa con il Trust Wallet, e possiamo andare a vedere ovviamente anche la history dei nostri trade. Insomma, è integrato molto molto bene, devo dire, questo è un altro vantaggio. Impostazioni invece ci permette di cambiare, come vi
dicevo, la valuta, la lingua, il costo delle fee di default, che altrimenti si può cambiare transazione per transazione, e altre impostazioni minori, la sicurezza l'abbiamo già vista all'inizio, e basta. In realtà è molto molto semplice. Che dire, per tirare le somme sono soddisfatto di questo device, perché per il suo prezzo, che è direi la metà dei competitor, offre una gamma di funzionalità complete, quindi è molto semplice da usare, è molto minimale, non ha funzionalità aggiuntive particolari al di là di essere un wallet, per l'appunto. È un pochino grande, ok? Quindi quello potrebbe essere un piccolo svantaggio, le dimensioni, perché non è facile portarselo dietro, non è sottile come una carta, quindi non si infila nel portafoglio, non è piccolo magari come alcuni dei suoi competitor, quindi potrebbe essere un pelino più scomodo. Di pro ha che ha la sua batteria interna, quindi non serve sempre collegarlo al PC o ad un laptop o da qualche parte come invece avviene per alcuni competitor. Ha il display LCD molto carino, a colori, fatto bene. La batteria tra l'altro è di lunghissima durata. Un altro contro secondo me sono i tastini fisici, non mi sono piaciuti molto, ok? Fanno il loro lavoro, per l'amor di Dio, però secondo me c'è di molto meglio, soprattutto considerando che vanno utilizzati molto e diventano un po' scomodi alla lunga. Ottimo il fatto che supporta tantissime coin, ottima l'integrazione con il Binance Dex e ottima anche l'applicazione, che devo dire è veramente fatta bene, minimale, semplice, tutte le cose sono al loro posto e si capisce dove sono. Buona anche la sicurezza con il PIN, la procedura di attivazione e tutto quanto, e quindi direi che l'esperienza finale è assolutamente positiva. Le coin supportate, come vi dicevo, sono tantissime, abbiamo tutte le principali blockchain nonché i token ad essa sulla quale si muovono, diciamo. Abbiamo gli ERC20 sulla blockchain Ethereum, i BEP2 sulla blockchain di Binance, sulla Binance Chain, con la quale abbiamo visto si integra anche con il Binance Dex, quindi è molto profondamente integrato, TRC10 e TRC20 sulla blockchain di Tron e NEP5 sulla blockchain di NIO, quindi direi che non manca assolutamente nulla. Addirittura ha già messo le mani avanti e supporterà anche Polkadot, che sarà una coin assolutamente interessante. Il prezzo di questo device è assolutamente contenuto ed è uno dei punti di forza maggiori, $39.99. Spesso e volentieri, tra l'altro, se seguite un po', troverete delle offerte interessanti, quindi scende anche più di così. Cosa ne pensate? Come vi sembra? Lo acquistereste? Preferite i competitor? Preferite questo? Ditemi la vostra qua nei commenti e ne discutiamo, e se avete domande ovviamente fatemele. Buona serata e alla prossima!